Stato che non esiste più, avete delle leggi che non contano più niente, soprattutto la vostra sovranità economica non esiste, letteralmente non esiste. E questo sono riusciti a fare. Che cosa si inventano questi uomini, questi francesi negli anni 30? Si inventano quello che avete davanti agli occhi tutti i giorni in questo momento, si inventano l'Unione Europea e l'Unione Monetaria Europea. Capiscono che per eliminare gli stati bisogna creare delle strutture sovranazionali che abbiano un potere sovranazionale, cioè di sopra degli stati. E quindi che cosa? L'Unione Europea, con quello che noi vediamo oggi, che abbiamo, cioè abbiamo una Commissione Europea che fa le leggi in Europa che sono più potenti delle leggi italiane, un Parlamento Europeo che non conta niente perché non può fare le leggi, e questa è una cosa molto divertente, perché sapete che i parlamentari europei non possono fare le leggi, e questa è carino, come una mucca che non può fare il latte, no? E si inventano altre cose che poi sono venute, che hanno potere sovranazionale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per esempio, che decide tutto quello che voi vedete qui in zona dal punto di vista dei commerci, Emilia Romagna, Marche, tutti i nostri commerci sono condizionati da questa gente, con delle regole che sono più forti delle regole italiane, ma soprattutto arrivano a inventarsi l'euro, perché è stato l'euro la botta finale, è stato l'euro proprio quello che ha tagliato la testa agli stati e alle leggi degli stati e ha rovinato le democrazie e i cittadini, perché l'euro nasce in un'epoca che voi non immaginate neanche, no? Perché se io vi dico che l'euro, che sembra il parto del lavoro europeo degli anni 90, sembra essere nato da queste belle facce che sono i Giscard d'Estaing, i Prodi, ai Giuliano Amato, eccetera, l'euro nasce invece nel 1943 per idea dell'economista francese François Perrou, il quale si inventa l'euro, aperte le virgolette, per togliere agli stati il potere monetario, che è la condizione essenziale per distruggerli.